Ben ritrovati dalla libreria Iram di Rende, ormai vestita a festa per il prossimo Natale, ed è proprio alla nascita di Gesù che l'associazione Ci Siamo e l'associazione Officina delle Arti hanno voluto dedicare la fiaba di stasera. Quella di Gesù è una storia davvero straordinaria, racconta di un uomo speciale, un po' uomo, un po' Dio, che arrivò dal cielo sulla terra per parlare a tutto il mondo, vecchi, bambini, uomini, donne, orsette, piante e animali, presenti e future. Le sue parole profonde e belle si diffusero nei quattro angoli del mondo, ai tempi in cui ancora non c'erano la televisione, i telefoni, la radio e neppure internet. Questa storia comincia circa 2000 anni fa in Palestina, una terra che si affaccia sul Mar Mediterraneo. A quei tempi viveva nella piccola città di Nazareth una giovane donna dagli occhi lucenti. Si chiamava Maria ed era fidanzata con un certo Giuseppe che faceva il falegname. Un giorno a Maria apparve improvvisamente un angelo. Era l'angelo Gabriele, mandato da Dio. Le disse: "Padre, Maria, benedetta tra tutte le donne, il Signore Dio ti ha scelto. Fra 9 mesi ti nascerà un bambino, che tu chiamerai Gesù." "Ma com'è possibile? Non sono neanche sposata." "Il bambino che nascerà è figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio." "Eccomi, sono la serva del Signore. Si ha fatto di me ciò che Egli vuole." Come l'aveva annunciato l'angelo, Maria rimase incinta. Quando lo seppe il suo fidanzato, lì per lì non fu molto contento, perché non capiva come fosse successo, dal momento che non erano ancora sposi. Ma l'angelo Gabriele venne a rassicurare Giuseppe in sogno dicendogli: "Giuseppe, non temere. Sposa Maria. Accetta il bambino Gesù come fosse tuo figlio, perché così vuole il Signore Dio." A quei tempi la Palestina era abitata dagli ebrei, detti anche i giudei, ed era governata dai romani, che quell'anno avevano ordinato un censimento della popolazione. Volevano sapere, cioè, quanta gente viveva in Palestina e da dove proveniva. Giuseppe si mise in viaggio con la sua sposa verso Betlemme, il luogo dove era nato, per registrare la sua famiglia. Maria, che aveva il pancione, fece il viaggio sul dorso di un asino. Il freddo, la lunga strada e gli scossoni avevano stancato molto Maria, che alle porte di Betlemme sentì di essere vicina al parto. "Giuseppe, è già sera e fa freddo. Dobbiamo trovare una stanza dove stare stanotte. Gesù nascerà più presto." Giuseppe bussò ad ogni locante, albergo, rifugio, ma tutti i posti erano occupati, perché a Betlemme era arrivata molta gente per via del censimento. "Come devo fare? Come farà Maria a partorire?" "Potete sistemarmi là, è una piccola grotta, ma vi riparerà dal freddo." "Grazie, grazie." Giuseppe aiutò la sua sposa, tutta tremante, a sdraiarsi sulla paglia. In quella limpida notte stellata, Maria partorì il piccolo Gesù. Lo fasciò e lo adagiò delicatamente sulla paglia di una mangiatoia, mentre gli angeli cantavano "Gloria a Dio nell'alto dei cieli". Imparare a narrare è anche frutto di fatica e esercizio, lo vediamo dai lavori che cominciate ad inviarci. Abbiamo visto anche come vi siete cimentati con l'incipit e dopo come si continua. Paola Ferrelli. Benvenuti al nostro appuntamento con la scrittura creativa. Oggi proviamo a dare un'identità, una fisionomia ai personaggi preferiti dei nostri romanzi. È un po' è la questione del supereroe, nel senso che una volta che escono dal libro non abbandonano più il nostro immaginario, proprio perché hanno dato, in loro abbiamo riscoperto una carica straordinaria.
In effetti Paperon de Paperone, Don Chisciotte, Rambo, Ulisse hanno proprio come connotato principale questa straordinarietà, che è diversa per ognuno di loro. I superpoteri tecnologici di Batman, l'ingegnosa avidità di Paperone, l'astuzia di Ulisse. Queste sono tutte straordinarietà che, accompagnate con la normalità, o meglio l'umanità di questi personaggi, in qualche modo va a correggere questa straordinarietà e a renderli amabili di fronte nell'immaginario dei nostri lettori. Ma molto spesso anche la situazione riesce ad essere eccezionale e quindi a dare luce a personaggi semplicissimi. Se noi immaginiamo per esempio Emma Bovary del romanzo di Flaubert, lei era una donna borghese insoddisfatta che tradiva il marito, eppure è nata tutta una corrente, il bovarismo, che è proprio una patologia diffusa tra le lettrici che si immedesimavano molto con lei, quindi non era lei speciale ma era la situazione. Oppure se pensiamo a Renzo Tramaglino e a Lucia Mondello, sono due personaggi semplici. Ma nei Promessi Sposi, proprio tutta la storia che gira intorno al romanzo, le pressioni sul prete che deve sposarla, l'ambiguo interessamento della monaca di Monza, dovrebbero fare di Lucia Mondella un personaggio, una donna fatale, eppure non avviene questo, quindi è la situazione fuori dal comune che rende speciale i protagonisti. Io oggi vorrei invitarvi a costruire un supereroe, cioè a definire un supereroe partendo dalla vostra quotidianità. Sembra un'esperienza faticosa, difficile, ma in realtà voi immaginate di essere in un laboratorio di alchimia, un po' come Frankenstein, e dosate una carica di straordinarietà, di eccezionalità, con due o tre cariche di normalità, e riuscirete a costruire il vostro supereroe. E se pensate a una prestanza fisica, ad un'eccezionalità di questa natura, 9 su 10 creerete un personaggio che appartiene ai fumetti. Io vi invito invece a trovare delle straordinarietà semplici che appartengono veramente alla quotidianità. Quindi due cartelle per provare a donare una carica eccezionale al vostro personaggio e a far reagire la sua normalità e la sua eccezionalità con la normalità e l'eccezionalità della vita di tutti i giorni. Buon lavoro! Sotto l'albero per i bimbi vi consigliamo un classico della letteratura per l'infanzia, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ve lo consigliamo però in una versione nuova e divertente, quella pop-up. Alice cominciava ad annoiarsi, comincia così, seduta senza fare niente, accanto alla sorella in riva al fiume. Una o due volte aveva dato un'occhiata al libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né illustrazioni né filastrocche. Vedete l'albero, c'è Alice con il libro in mano e ancora c'è una bellissima casa che si apre, davanti alla quale Alice si ritrovò con una targa d'ottone lucente su cui era inciso il nome B. Coniglio. Infine una bella e colorata sorpresa, vi leggo solo le prime righe per non rovinare il finale, per non togliere curiosità alla storia. Il re e la regina di cuori erano seduti sul trono circondati da una grande folla. Allora, Alice nel Paese delle Meraviglie, la versione pop-up divertentissima per i vostri bimbi. Segnalibro per Natale ha deciso di indagare meglio nella tradizione calabrese sulla poesia in vernacolo e con noi lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il professor Ferruccio Greco. Da anni si dedica alla musicalità del dialetto. Perché questa scelta, professore? Proprio per quello che ha detto lei, cioè che il dialetto si presta alla musicalità perché poi è immediato.
è una lingua, io non mi piace parlare di dialetto, è una lingua perché noi abbiamo avuto questa lingua da Roma e da Atene, e quindi è sacra, perciò cerchiamo di non dimenticarla. E allora io preferisco esprimermi in dialetto perché, ripeto, è più immediato. Quanta ricerca c'è nella composizione dei suoi versi? Beh, poca ricerca, cioè nel senso che quando mi viene, diciamo, l'ispirazione, allora la coltivo così e la traduco in versi, quindi non c'è una norma, non c'è una regola. Lei ha la capacità di guardare alla quotidianità e alle feste calabresi con un occhio particolare. Io vorrei proprio dare spazio ai versi del professore Greco, cominciando con un componimento sul Natale. Beh, non è proprio Natale nel senso classico, però è tangenzialmente sfiora quello che è il Natale. È un Natale visto da un'angolazione un po' diversa. Allora andiamo con la poesia. Certo. O Pecoraro. Si sa che O Pecoraro, il pastore, è stato l'elemento umano che Gesù ha voluto per prima che assistesse alla sua apparizione, quindi alla sua nascita. O Pecoraro. Di mestieri, chiro do Pecoraro è proprio o pieio. E dopo do scarparo. Dicimo che è l'ultima ruota do carro, e cafu ignorante e notamarro. Sembra la montagna, sole, brigognoso, un zacciattare, è timido e scongioso. De sopra un cuozzo osserva tutto il mondo, guarda la luna e stella, un cielo rotondo, un sole cade che nasce e la si puna. È un tempo che passa e manco se ne aduna. Conta con l'occhio e pecora ad una donna e chiama de nome come una persona. Viaggia a rete nuvole e va lontano, manna rigroli, non messaggio strano. Discute con giovani, lampi, tempesta, gli occhi in tranive e a primavera fa festa. Per l'acqua da sorgente Anna Giutia le passa a fianco, le dona allegria. Cazzomba, canta, suona, pare una campana e con noi c'era mille e una fontana. Un canuscio ha delinquenza da gente e cappello sorda a rituba le niente. Un sacco o munnecine faccendieri, dei ladri, le stofanti e avventurieri. Sopra una pietra assettato pecorare sempre là, crape, pecore, non pagliaro. No fischietto fatto a mano, no mando, una sonata e una lacrima di chianto. Per chi ciange? La società civile l'ha cacciato, era il rozzo, puzzava, ne l'ha mannato, e morte e freddo, con un cuore amaro, c'era il ricuoto addorme in giù pagliaro. Una voce d'un cielo a notte l'ha svegliato, le dice va, che tutto si è avverato. E pecore te guardi io, poco più sotto c'è uno che ti aspetta in una grotta. A mie, no, signor scarto della società umana, io puzzo di latte, di erba, di lana, segno incivile, un animale raro, no, chi non può volere più curato. Non si sa come, ma uno l'ha portato e mentre la grotta si è inginocchiato. Non c'era una persona, non c'era la civiltà e nessuno l'ha detto battine de ca. O buon meniggio l'ha stisa in mano per l'abbracciare, buono venuto l'ha detto, maduri de bontà. Ed è il vero senso del Natale, che è giusto, come dire, ricordare e anche ritrovare. Voglio anche dirvi che le poesie di Ferruccio Greco saranno presto in libreria, in una raccolta. La raccolta si chiamerà Assettati Caparramo, e c'è tutto, come dire, una filosofia dietro questo titolo. Però
C'è anche da sottolineare che Ferruccio Greco è un profondo conoscitore della lingua italiana, ama Dante, anche se negli ultimi tempi, insomma, l'italiano e Dante sono stati un po' trascurati, è vero, e anche Dante è diventato soggetto e protagonista di una sua poesia. A un certo punto sì, è vero. Purtroppo è una realtà, quindi anche Dante si deve adeguare. Io non lo faccio perché così preferisco la nostra lingua, che è molto più bella. Comunque, povero Dante. Povero, ecco, Dante, che è costretto a imparare l'inglese. Costretto a parlare, quantomeno ad esprimersi per certe cose, non per tutto. Vediamo come. Povero Dante. Fra meno dei 50 anni è un nel lontano. Certamente non si parla l'italiano, anzi sparisce da circolazione e della lingua manca un'espressione. Parole inglese si sente da tutti i lati, alle banche, all'ufficio, ai mercati, al cinema, ai pubblici locali, alla TV, alla radio, al regionale. E i signori non fanno spese, fanno shopping, vietato fumare, si scrive no smoking, non si dice più va bene, ma ok, e l'omosessuale si chiama gay. E quante altre parole, online, PlayStation, weekend, feeling, footing, nomination, per far vedere che tenano cultura o per l'atteggiare fa bella figura, che fosse almeno una lingua graziata, a bocca pare che tenano un bacchiata, pur tra loro, quando senti parlare, per riuscirsi a capire, hanno sillabare. Povero Dante, era Divina Commedia, per un dolce stil nuovo, una vera tragedia. E tu, Manzoni, a voglia che t'affliggi, i panni ti va sciacqui in tu t'amici. A chi servono sintassi e concordanze, sinonimi, sfumature ed assonanze, ci vuole una lingua tecnica e spedita per chi frenetica è diventata la vita. C'è un computer, un mostro del progresso, ma se non sa l'inglese un po' di successo. E tutti studiano sa lingua imbrugliata, antipatica, veloce e scilinguata. Dante mia, a vecchia rivoluzione, sa lingua tua ha vinto un'invenzione. E mi sa, cambare avviso, pure tu, a dire a Beatrice, I love you. Chissà come se Dante, insomma, in paradiso dirà e lo vivo a Beatrice. Noi speriamo di no, speriamo che di no. Continui a dire ti amo. Certo. Lei e la sua ironia riesce a trasferirla anche in situazioni un po' più serie, come una laurea e l'ingresso nel mondo del lavoro. Che cosa significa per un giovane medico il primo giorno di lavoro al pronto soccorso? Come è nata questa poesia del pronto soccorso? Ma mi è stato raccontato, per la verità, che sarebbe un fatto veramente accaduto, quindi io l'ho preso per buono. Ho cercato di metterli in versi, ma credo che sia un... cerchiamo di non identificare qualcuno. Poi del resto non è una cosa molto rara, quindi mi dicono così almeno. Mi sono cimentato a scrivere, poi non lo so. Una poesia bellissima, ma che lo vedrete lascia molta amarezza. Capiamo perché. Allora, pronto soccorso. Dopo un mese che sei laureato e 110 lode vi è pigliato, ha portato una domanda all'ospedale, all'ufficio assunzione personale. Venga stasera, gli ha detto il direttore, al pronto soccorso manca un dottore. Tutto steloso, a sera si è presentato, e il primario contento se l'ha abbracciato, carissimo collega buonvenuto, che al suo reparto ne serve sempre aiuto. C'è uno sbazzolizzo, c'è un movimento, non si riesce a riposare in un momento. A tutte le loro ambulanze e barellieri ne sanno una cosa l'infermiere, feriti, infarti, incidenti, drogati, ne sentiamo ogni giorno più cessati. Però tu, pronto soccorso, deve passare chi ne dice che un medico può fare. E un detto antico, preciso e saggio, ti dà professionalità e coraggio.
Ti dico intanto che tu sei fortunato. Sta serata è calma. State spensierato. Signor Secondo, l'esperienza non mi manca, il popolo si diverte a destra e a manca. Chiese sue chiave delle due vicine. Se ti servono attrezzi o medicine. Io mi ne vado. Ma tu state tranquillo, se ha bisogno di me fammi uno squillo. Sa che c'è tuo camice, l'ha appiccato. Allo specchio la cravatta si è appunzata, e sopra la porta l'ha fatto uno saluto, l'ha detto buonasera e se ne giù. Poi Madonna mia, tu Carmine potente, fa che stanotte non succedesse niente, che senza primario che poter fare, e pensieroso si era messo a passeare. Gli è dentro il corridoio e si mutava, guardava l'orologio e si assettava. Era nervoso, ma grazie al Signore, senza problemi passavano l'ore. Verso i due invece, o fischia una sirena. Fui a dottore, che hanno malato bene, ero giovanotto con una tremarella, si era incamminata lì, verso la barella. La monaca a Rivoloni era arrivata a spiare e ha detto una curta è grande. Un medico poveromo l'ha guardato, stentine di fuori, stomaco tagliato. Dottore mio, non c'entrava proprio niente. Volevo mettere la pace solamente. Era meglio se ne è morto appena nato, sapeva d'essere tanto sfortunato. Ha ragione, e si due volte sfortunato, la prima volta che ti hanno corteggiato, e poi che ha sospettato, ha trovato a me, a quanto pare ci ho sfortunato e te. La serata era calma, ma mi ha detto quasi quasi momenti e per iscritto, e poi tu invece dormi la notte, va facendo l'eroe su Don Chisciotte, venisse il primario, grida all'infermiere, che se no, ancigno buona sa carriera. E tu, su bene, sento un consiglio mio, fatta la croce e raccomandata a Dio. Quindi questa è una riflessione anche sulla preparazione no, delle lauree. Esatto, esatto, sì. Momento importante, abbiamo detto che Ferruccio Greco è uno molto attento alla quotidianità e un momento importante per tutti noi è la vacanza, però per lui la villeggiatura, come la chiama, è un momento, sono dei giorni molto animati perché, come sempre accade, ci sono discussioni in famiglia, poi chi vince? Io certamente no. Comunque, parlando della villeggiatura dovrei fare una precisazione, che io non possiedo una casa al mare. Mi fitto due stanze a Campo da San Giovanni e vado lì. Però sia gli anni passati che quelli attuali sono sempre uguali. Li trascorre sempre nello stesso modo che io ho tentato di descrivere. Quindi ogni riferimento a persone o cose è proprio reale, non è assolutamente, come dire, frutto di fantasia, questa volta fantasia. La fantasia non c'entra proprio. Io provo a descrivere, vediamo un po' se altri si ci ritrovano. Ci fa partecipe di questa sua villeggiatura, ci porta con lei nella casa a Campora. Esatto, però molti dicono che si ci ritrovano, quindi anche se non è Campora, ma la villeggiatura la trascorrono più o meno come la trascorro io. Vabbè, la villeggiatura. Quando a fine marzo è arrivata, Desira venne una telefonata. Agosto stanno un'altra volta a luglio, che a volontà qua stanno bene voglio. E mangiando pigliamo la decisione, mogliamo a luglio, senza discussione. I figli a agosto, cacciettino di gente, io di cerre invece un giamenente, o capo dico soffro di natura, non mi fa dormire, è proprio una tortura, ma io te voi a sumare che vi piace, io me ne stai a casa in santa pace,
Ogni anno papà sa stessa storia, sul ritornello sapeva a memoria. A Romare ogni dono che lavora va a fare un mese di villeggiatura. E a 1 luglio a mobilitazione. Piatti e posate per 12 persone. E che vengono i parenti a ti trovare, un bollire un cucciaro a ti imprestare. E portiamo ben bella affettatrice, aprendo la pressione e la friggitrice, a borsa termica o che spesa saggia per bibite gelate sopra la spiaggia. Sì, e valigie, sacchietti, scatolone, zoccoli, senza sdraio ed ombrellone, cassarole, bicchiere, frullatore e sotto sedile un ventilatore. Bizzato annullato due valigette con 15 gonne e 10 camicette. Un senno ha messo una, da prima giornata tutto mise in prendi sole se ne sta. Hanno pizzato a lettiere da bialette con tazze, cucciarini, con servietti. E in braccio televisore ne tenimo dei corna del beautiful che dicimo. Sperando di incontrare la polizia, ne siamo avventurati via via. Ti immagini non c'è mai una bucatura, che bell'inizio di villeggiatura. Obbedita a rumare i sudori, per minte di armati e tiratori, e cercare con Sara ad ogni casa e cose spernuzzate a casa a casa. Io mi sentivo come fossi stato in un luogo di pena condannato. Ma trova forza da rassegnazione, va passano mesi dessa condizione, va dorma a notte senza scantare, aspettando i figli che si aiuta a ballare, va tinna mattina presto a rumare con una velienza in giallossa, a portare canotto, ombrellone, pinne, cuscini, occhiali, maschere e materassini. Che villeggiatura, è proprio ideale per un relax fisico e mentale. Tutto il giorno guardi il treno alla stazione, si portano ritardo o precisione. E come il treno sembra la stessura, desira vaglio ieta spazzatura. Con una nota io degli tutte le mattine per frutta, latte, pane e fettine. Ma quando porta la spesa puntualmente mi dicono che non si compra niente. A verdura vale che a moscià, i pomodori non sono buoni per insalate, insomma era come un imputato che aveva fatto chissà quale reato. E gli ospiti che mai ne sono mancati, tutta dieta, tutti delicati, per sopra la spiaggia yogurt e frolline, spremute senza zucchero, e grissini, ma poi capretta al forno e passatina, frittore, soppressate, birra alla spina. E non mi sta attendendo, che solo contentiamo, non ci venono più. E che via pigliamo. Per dormi invece studiamo la soluzione a seconda di come è la situazione. Perché se la cosa è tutta regolare, ognuno può tranquillo riposare. Un problema è se c'è troppa presenza. Che per poter risolvere l'emergenza armiamo lietti pure in traverante e mi in suo corridoio anche una branda. Ogni volta io pregavo tutti i santi per mi fa dormire a notte senza scandi. Che si faceva terremoto a rassusia, una parola era a fuga in mezzo alla via. Quando una sporta a capo mi sentia che fino alla mattina non si dormiva. Una discoteca chiude mille vatti, timpani, piezze, piezze, mille affatti. Per un mese abbiamo avuto compagnia quando non se ne è una giovanile. Nepoti, frati, suoro, fidanzati, per 30 giorni ne siamo ricreati. O mare io l'avevo visto da lontano, moglie me le faceva ciao, con una mano, ha giocato in tarelle e abbronzatura, ha giocato fumate contro la scottatura. L'ultimo giorno poi ho tenuto a mente una travolta in bagaglio. Obbedico niente, le stesse cose con la stessa macchina puntata, non ci capivano più. Erano raddoppiate. Sulla revita una disperazione ci pariero marciapiede in una stazione. Per sistemare mi c'è rotte le braccia e un televisore. Un'altra volta in braccia, credevamo di ne ricogliere riposate se mi invece
molte sono escateate, casavilleggiatura, spese e strapazzi, e giuta pure stanno con i cazzi. Insomma, stancante questa villeggiatura. Direi proprio di sì. Quante poesie ha scritto nel corso di questo tempo, di questi anni a cui si è dedicato al vernacolo? Oltre 100, sì, che poi rispecchiano un po' gli eventi, le occasioni, le circostanze, i detti, insomma, un qualcosa che mi possa ispirare, allora... Diciamolo anche a chi ci ascolta, lei fa dei tour con un gruppo che si chiama Poeti Diversi, è la poesia che va in giro sulle piazze. Sì, siamo 10 persone, io non mi ritengo tale, quindi 10 persone che andiamo, cioè ci invitano i vari club, gli oratori, i comuni. E noi andiamo volentieri, anche perché ci ritroviamo, poi ci confrontiamo, è sempre una crescita. Che accoglienza ha la poesia? Beh, accoglienza certe volte è un po' freddina, certe volte invece sembra che ci possano, ci seguano, e allora noi siamo ripagati, solamente questo ci ripaga, non è che... Diciamo, quindi altro. È un bel esperimento, è nuovo. Sì, è un bel esperimento perché, ripeto, fra di noi poi ci si cresce insieme. Perché c'è questo confronto e anche il coraggio di portare la poesia, il vernacolo, che è una riscoperta dopo tanti anni che è stato un po' emarginato, accantonato. Adesso invece c'è una riscoperta. Pare di sì, pare che ci sia una riscoperta, anche perché una volta parlare in dialetto sembrava essere... arretrati, insomma, le mamme ai figli, deve parlare italiano, cioè, e non si accorgevano che dicendo così, insomma, si disperdeva un patrimonio che bisogna custodire, perché è la nostra vita. Noi abbiamo imparato le preghiere in dialetto, abbiamo sofferto il dialetto. E gli emigranti, ecco, questo è consolante, perché gli emigranti lo hanno conservato. Molte parole che adesso sono in disuso, quando vengono gli emigranti, quelli che c'erano da parecchio tempo, da parecchi anni, e allora parlando in dialetto io riscopro certe parole che ormai loro le usano perché non hanno avuto la stessa evoluzione nostra. E che quindi io le apprezzo molto, anzi me le scrivo. E quindi poi le ritroviamo nei suoi versi. E poi alcune ritroviamo nei miei versi, sì. È vero. Vogliamo chiudere questo nostro incontro con il professor Greco, che invitiamo a tornare a Segnalibro, con un augurio per il nuovo anno che ci apprestiamo a salutare. Capodanno si chiama Capodanno, la poesia. Esatto, Capodanno. A festa che un mangiuna di tutto l'anno, e a sera tra San Silvestro e Capodanno. Si mangia e si vive fino a mattinata senza misura, una gran buffata. Già a novembre si fa prenotazione per poter partecipare al Rucenone. 200 euro a testa, mance comprese, cena, orchestra, ball e champagne francese. Però che ristorante, che sciccheria, 5 stelle, lusso e galanteria, camerieri in livrea, in fila, imbalati, ad aspettare all'ingresso i prenotati. Saluti, ossequi, inchini, riverenti, e per tutti benvenuti e complimenti. L'uomini, abiti scuri e farfallini, tisi eleganti, veri figurini. E signore, frisca e frisca ripezzate, hanno centro di bellezza lucidate, facendo a forza sorrisi smaglianti, mi tiene in bella mostra, anieggi brillanti, collane, visoni, abiti scollati, modelli esclusivi, classici e firmati. Senza etichette invece, signorina, semplici acqua e sapone, barazzini, con minigonne e calze a rete, con turbante hanno messo in sobborgo tutti quanti. I giovani snob, sportivi in maglioncini,
alla vista dei tanti belli modellini, studiavano come attaccare bottone per trarsi dentro le grazie dei guaglioni. E un giorno mi assai a si capire perché lo cacciolo sa viene dire. Subito infatti una bella compagnia e alla tavola resa dell'allegria, sbirciandomi in iconne e camicette, quante prende se battute e barzellette. E poi scambio tuo numero cellulare, tempo e luogo per si poter incontrare. Una simpatia spontanea e intrigante, una frenesia sensuale ed eccitante. E mamme pregate che soddisfazione, e figlie erano al centro dell'attenzione. De tutti i giovanotti corteggiati e vedien alla chiesa già sposate. E intanto mangiando, vivendo e fissiando, l'anno nuovo oramai stava arrivando. Tutti in piedi, pronti all'urlo generale, per quando scattava l'attimo fatale. Meno 5, 4, 3, 2, 1, boom! E champagne in tre coppe ad ognuno, cin cin, auguri, urrà, vasi ed abbracci, e fuori petardi, mortaretti e razzi. E son signate danze e stringimenti, una goduria totale, tutti contenti, luci camaleontiche ruffiane, tanghi argentini, musiche cubane, valzer di Strauss, Danubio viennese, Casadei, ballo liscio e sangiovese, guancia a guancia il ballo del mattone, una nottata insomma piena di passione. A una volta, per guasto o combinazione, si inneggiò la luce e dentro salone parole sensuali, apprezzamenti, amplessi appassionati, abboccamenti. E sempre per suo guasto che simpatia, ogni mezz'ora la luce si inneggì. E quando poi purtroppo si appicciava, volevano che tutti più presto si studava. Pure signore, tutte eccitate, in la sala ballasse su lanciate, mostrando stile, classe, scollatura, non si sa mai pure loro una vedura. E tra blackout, brandy, whisky e spumanti, a festa finesia e giù davanti. Poi, con un poco di malinconia, si surricuote facendo la stessa via. Uno, sotto l'arco antico e opportune, dormie in una scatola di cartone. De Capodanno manco si è addonato, era tranquillo e niente l'ha svegliato. A mezzanotte, con una bilancia a mano, o tempo era arrivato da lontano, senza preferenza, serio e garbato, Nanno Davide tutti s'ha pigliato. De chi ne dormì in già scatole cartone, ma pure de chi ne si ricoglie dove gli une. Insomma, una bella lezione di saggezza e tra l'altro la bellezza di una lingua che forse il nostro vernacolo avevamo dimenticato. .700.000 persone sono iscritte su Facebook alla pagina ufficiale di Vasco Rossi. La versione di Vasco, edito da Chiare Lettere, è il libro, il saggio che vi vogliamo consigliare stasera. Si tratta del Vasco Rossi Pensiero. Non è una biografia, ma un vero e proprio libro di dichiarazioni. Ve ne leggo qualcuna, qualche passo che abbiamo scelto. Bisogna imparare a stare da soli, solo così si può imparare a stare con gli altri, altrimenti ci stai perché ne hai bisogno. Bisogna fare a scuola un'ora di insegnamento alla solitudine, imparare
a bastarsi. E ancora il Vasco Rossi pensiero sulla felicità. La felicità, scrive Vasco Rossi, è sempre un attimo, finisce subito, non è una condizione. La serenità può essere una condizione, ma devi rinunciare a qualcosa, alle sensazioni forti, devi rispettarti fino in fondo, e io non ci sono mai riuscito. L'ultimo passo riguarda invece l'amicizia ed è davvero significativo. Un amico, scrive Vasco Rossi, è uno che sta dalla tua parte quando hai torto, non quando hai ragione, perché quando hai ragione sono capaci tutti. Allora, la versione di Vasco, edito da Chiare Lettere, nel finale del libro Vasco Rossi ricorda: ognuno ricorda le cose alla sua maniera, ognuno un po' se la racconta, le biografie sono tutte false, io sono stato franco con questo libro di dichiarazioni, forse si capirà di più la mia versione, la versione di Vasco. Valentina Mari, cominciamo rubandole come al solito qualche segreto sul suo lavoro. Per Natale i libri, e la vetrina subisce delle variazioni rispetto al resto dell'anno? Allora, in linea di massima no, però a Natale, essendoci molta più gente che viene in un periodo concentrato, ovviamente i libri sono di un quantitativo superiore rispetto al solito, quindi per quanto l'esposizione cerco di mantenere quella classica dell'anno, pure per non complicare le cose al lettore magari abituale, è ovvio che un po' di cambiamento ci deve essere, proprio anche per facilitare il lettore che viene in libreria e che vuole trovare... Per le feste è vero che sono tutti un po' più informati sulle novità in libreria? Sì, cioè, tanti vengono con le idee chiare anche su che tipo di regalo fare e che libro fare, come anche tanti no, vengono a chiedere il consiglio, però è vero, sulle novità sanno che cosa c'è, sanno cosa manca nella libreria, nella loro libreria o nella libreria di chi deve ricevere il regalo, quindi hanno le idee abbastanza chiare. Con la crisi c'è una riscoperta del libro, quindi del pensiero e della ricerca anche di regalare un messaggio, della riscoperta dei contenuti? In parte sì, perché tanti magari vedono nel libro un pensiero personale che però non costa troppo, perché lo sappiamo che il regalo personale molto spesso ha un costo troppo elevato e di questo periodo tanti non se lo possono permettere. La novità che oggi vogliamo presentare è l'ultima fatica letteraria di Margaret Mazzantini, Mare al mattino. Questo mare, Valentina, che unisce e divide. Sì, esatto, il mare è protagonista di questo libro in quanto, come hai detto tu, unisce e soprattutto divide, perché sono due storie, quelle raccontate dalla Mazzantini, di madre e figli, che storie completamente diverse, ma che si uniscono proprio tramite questo mare che li divide e che li fa vedere quasi per riflesso. Sono due storie, una di ambientata nella Libia, da una madre e un bambino che non hanno mai visto il mare perché abitano nel deserto e che però a causa della guerra devono scappare. Questo mare diventa tra l'altro anche la loro galera in un certo senso. Dall'altra parte abbiamo invece Angelina e Vito che stanno in Sicilia, abitano sull'isola in Sicilia, in più d'estate vanno a Lampedusa e che vivono questa, gli immigrati che vengono e che scappano dalla guerra, tra l'altro la vivono in una maniera particolare perché Angelina faceva parte di quelle famiglie italiane che stavano in Libia cacciati negli anni 70 da Gheddafi. Quindi c'è questa unione di mare che viene visto proprio da un lato da Angelina come un ricordo del passato, quasi un rimpianto di quella vita persa, e invece dall'altra famiglia viene visto come il futuro, e in contrapposizione anche a questi figli che in questo mare ci vedono la possibilità di un miglioramento della loro vita. Sono 127 pagine, lo stile della Mazzantini che indaga nelle vite. Sì, lo stile della Mazzantini in queste 127 pagine veramente forte, per me fin troppo, perché riesce veramente ad entrare nell'animo e a colpire in una maniera molto profonda. Quando si finisce il libro si rimane un poco, io dico, con un magone, perché è molto
forte, prepotente come sentimenti, poi fa vedere, da delle immagini veramente vivide, si sentono quasi gli odori di quello che succede. E in più appunto quando parla di rapporti madre figlia, l'abbiamo già visto con il suo capolavoro tra l'altro della Mazzantini, è veramente travolgente ed è una cosa imperdibile secondo me. I mondi che lei cerca di comparare, cosa insegnano? Perché sono due mondi, due culture diverse, sì, quella nostra europea, l'altra mediterranea araba, no? Che sì, innanzitutto sono però appunto ci dice che per quanto sono un italiano, una araba, alla fine abbiamo anche noi un po' di sangue l'uno, certo, degli altri, e che la storia nostra alla fine si avvicina anche alla loro, che anche noi siamo stati emigranti da un paese in guerra. E secondariamente ci vuole dare la speranza, speranza che viene vista soprattutto nel figlio Vito, perché se ne va fuori, e mentre la madre da un lato dice l'ho lasciato andare perché i figli si fanno per vederli crescere, anche non vederli tornare più, ma si vede questo vuoto che la mamma alla fine sente quando il figlio se ne va, per quanto poi di vuoto non si può parlare. Quanto futuro c'è e quanto coraggio c'è, il coraggio delle madri in questo libro? Tanto, è tutto coraggio secondo me, veramente tutto, pure perché come nel caso della prima storia, vivere insieme al figlio il viaggio nelle barche del mare che abbiamo visto tutti, e non sapere se arriva alla fine, se tuo figlio vivrà, è un coraggio che non so quante madri, e se tutte le madri riuscirebbero ad avere. Quindi è un romanzo che però narra la cronaca di quello che accade, sì, quotidianamente, sì, attualissimo, perché lo scrittore è colui che denuncia ciò che non sempre viene fuori nelle pagine di cronaca, e ciò, sì, che insomma la società, specialmente in questo momento del Natale, delle feste, lo scintillio delle luci, cerca di nascondere, sì, no? Poi tra l'altro facendolo vedere dagli occhi di chi lo stava vivendo, come nel libro, chi sta vivendo quella cosa, è veramente forte, perché noi abbiamo visto tutta quest'estate, ancora oggi, gli sbarchi, quello che succede, però non a sentirla vivere, a leggere mentre si sta vivendo quella cosa, è veramente un straziante. A me ci sono stati dei pezzi che proprio mi hanno colpito particolarmente, sì. Allora, Mare al mattino, Margaret Mazzantini, edito da Einaudi, un libro che parla alle nostre coscienze. Li ha visti quei barconi carichi e puzzolenti come barattoli di sgombro, i ragazzi del Nord Africa, i reduci delle guerre, dai campi profughi e gli imbucati. Ha visto gli occhi allucinati, il passaggio dei bambini sopravvissuti, le crisi di ipotermia, le coperte d'argento, ha visto la paura del mare e la paura della terra. Ha visto la forza di quei disperati. Io voglio lavorare, voglio andare in Francia, in Europa del Nord, a lavorare. Ha visto la determinazione e la purezza, la bellezza degli occhi, il candore dei denti. Ha visto il degrado, il porcile. Le schiene dei ragazzi contro un muro, i militari che gli toglievano i lacci delle scarpe e le cinture. Ha visto la gara degli aiuti, i panni trovati per i bambini, le collette dei poveri davvero incazzati, perché Gesù Cristo chiede sempre a loro. Ha visto la saturazione, la paura delle epidemie, la gente protestare, bloccare i moli, gli approdi. E poi ricominciare, buttarsi nel mare in piena notte per tirare su quei disperati che nemmeno sanno nuotare. E non sei davvero chi salvi, magari un avanzo di galera, uno che ti ruberà il cellulare, che guiderà contromano ubriaco, che stuprerà una ragazza, un'infermiera che torna a casa dal turno di notte. Ne ha sentiti di discorsi così Vito, affastellati, rozzi, la rabbia dei poveri contro gli altri poveri. Salvare il tuo assassino, forse è questa la carità, ma qui nessuno è un santo e il mondo non dovrebbe avere bisogno di martiri, solo di una ripartizione migliore. Grazie per l'attenzione che ci riservate soprattutto su YouTube, grazie perché in tanti cominciano ad essere nostri amici sulla pagina di Facebook, commentando le nostre scelte, interagendo con noi anche sulla classifica, ed è proprio con la classifica che vi lasciamo.
Al decimo posto l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, Zia Antonia sapeva di menta, edito da Garzanti, una storia delicata costruita attorno al profumato mistero e che riserva un finale a sorpresa. Conquistano il nono posto le ricette veloci ed appetitose di Benedetta Parodi. Ottavo posto per l'autobiografia di Steve Jobs, il genio della Apple prematuramente scomparso. Perde qualche posizione, scivola al settimo posto il nuovo libro di Margaret Mazzantini, Mare al mattino. John Grisham con I contendenti arriva subito al sesto posto, così come la new entry Un diamante da Tiffany, che si piazza al quinto posto. Conquista due posizioni in più rispetto alla scorsa settimana il quaderno di Maya della scrittrice cilena Isabel Allende. Protagonista del romanzo è un'adolescente prigioniera dell'alcol e della droga. Al terzo posto, stabile ormai da settimane, Tre atti, due tempi, l'ultimo libro dello scrittore piemontese Giorgio Faletti. In seconda posizione, L'educazione delle fanciulle, pagine ironiche che riflettono la personalità delle autrici Luciana Littizzetto e Franca Valeri. Resta saldamente in vetta Le prime luci del mattino di Fabio Volo, Un matrimonio in crisi e l'imprevedibilità del tempo e dei sentimenti, edito da Einaudi.